18 settembre 2023, Gesù a Luz de Maria, avvertimento sempre più vicino e guerra mondiale prossima. I messaggi che Luz de Maria riceve sono quasi sempre molto lunghi e questo che lei dice di ricevere da Gesù, oltre a essere molto lungo, è anche davvero preoccupante perché si parla di una situazione a livello mondiale critica. Molti eventi accadranno, ma soprattutto alcuni stati stanno lavorando per allearsi tra loro, pronti a una terza guerra mondiale. Non è da trascurare ovviamente l'avvertimento che sembra essere più vicino, quell'avvertimento che ci farà comprendere che l'ora dell'ira di Dio giungerà. Parole molto pesanti e catastrofiche, ma d'altronde il periodo che stiamo vivendo lo conferma. Leggiamo il messaggio. Amati figli, ricevete il mio amore. Siete i miei figli e vi proteggo dal cadere preda del male. Continuate a percorrere la strada della perdizione, adottando ogni peccato come parte della vita quotidiana. Un tempo mi trattavano con rispetto e santo timore, ma oggi sono oggetto di scherno e la mia legge viene continuamente allontanata dalle creature umane, chiamando bene ciò che è immorale e gustando ciò che è peccaminoso. Hanno trasgredito la mia legge, sono arrivati ad adorare gli dei pagani. Questa generazione si confronta con me senza tenere presente che io sono il loro Dio. Mi offendono, non pensando che stanno retrocedendo spiritualmente, amando strisciare per terra come serpenti. Guai ai governanti che consegnano i loro paesi nelle mani del maligno. Guai a quei governanti, il peso della mia giustizia ricadrà su di loro. Sentiranno parlare di guerre senza sapere perché, vedranno nazioni combattere contro nazioni e i potenti, sentendo la sete di guerra, li condurranno a una terza guerra mondiale. I miei figli soffriranno la fame, l'acqua continuerà a invadere i paesi e a coglierli di sorpresa. La terra si aprirà in un luogo o in un altro, la terra tremerà con forti terremoti. Amati figli, si prenderanno gioco di voi che credete e mantenete la fede nella mia parola. Ma non temete, non soffrirete per questo. Offrite a me le vostre pene e i vostri dolori. Nel peso della mia croce ho portato per voi ciò che oggi soffrite. Amati figli, il sole vi conduce nelle tenebre. Il sole è malato e dirige forti brillamenti geomagnetici verso la terra. Preparatevi con ciò che è necessario per il vostro sostentamento. La creatura umana rifiuta i miei inviti a prepararsi. Mi dispiace per quelle creature, nell'oscurità non sapranno come agire e comportarsi, vivendo della misericordia di chi ha creduto e si è preparato. Pregate, figli miei, pregate. La terra continua a tremare fortemente. Pregate, figli miei. Pregate per la Francia e il suo presidente, le provocazioni del male continuano. Pregate, figli miei, pregate per il Messico che soffre per lo scuotimento della sua terra. Continuate a pregare e ad agire, essendo prima di tutto amore. Il vento soffia più forte e porta sofferenza in alcuni paesi, causando grandi devastazioni. Alcuni dei miei figli hanno un cuore di pietra. Questi cuori saranno trattati duramente finché non si ammorbidiranno. I miei figli sono riconosciuti per il loro amore a mia immagine e somiglianza e per raggiungermi devono amare con la stessa misura con cui io li amo. Vi invito a tenere alta la vostra fede. Gli eventi sulla terra si susseguono uno dopo l'altro, senza alcun aiuto da un paese all'altro. L'avvertimento è sempre più vicino e i miei figli sono sempre più lontani da me. Entrate ora nella vostra camera interiore e, senza maschere, nella luce della verità. Vedetevi come siete per potervi riparare e convertire. Figlioli, vi amo. Vi benedico tutti. Il vostro Gesù.